Più di un anno fa abbiamo lanciato una vera e propria sfida culturale. L'idea cioè che in un momento di grande difficoltà come questo dobbiamo concentrarci sulla resistenza, su tutto ciò che possiamo fare per salvare aziende, posti di lavoro e resistere ai tagli agli enti locali, ma questo è anche il momento nel quale occorre innovare, occorre riappropriarsi del futuro, immaginare un nuovo modello di sviluppo alla luce della crisi economica. Questo è il senso del progetto che abbiamo lanciato più di un anno fa, Provincia 2020, progetti per una comunità più felice. Lo abbiamo fatto facendo un lungo percorso di partecipazione, andando a parlare con i comuni, con i cittadini, nei teatri, nelle scuole. E oggi passiamo alla fase concreta. Abbiamo presentato il documento di indirizzo del piano strategico, dove non solo riportiamo gli elementi centrali della partecipazione che si è svolta, ma in qualche modo tracciamo gli obiettivi di questo piano strategico, quello di diventare la provincia leader in Italia per qualità della vita e benessere delle persone. Se spieghiamo ancora meglio il rapporto con l'Istat, il nuovo indicatore del progresso che nascerà dalla provincia di Pesaro Urbino, e al tempo stesso sviluppiamo le varie proposte di carattere urbanistico e infrastrutturale per il nostro territorio. È un contributo di grande innovazione, è un contributo che guarda le nuove generazioni ed è un contributo anche di chi sa che per avere le risorse bisogna pianificare e progettare. E se noi vogliamo cogliere al meglio le prossime risorse europee nella pianificazione 2013-2020, abbiamo bisogno, grazie al nostro piano, di arrivarci con 4, 5, 6 grandi proposte in grado di intercettare il massimo delle risorse europee. Siamo molto contenti del lavoro fatto, è una sfida culturale che stiamo vincendo e adesso passiamo nella fase concreta che inciderà fortemente nello sviluppo dei nostri territori e di conseguenza nel futuro dei nostri cittadini.